Tanto posso dirvi che Tommy Moss si è rialzato e sta camminando fuori dal recinto, quindi non ci dovrebbero essere veramente problemi per lui. Mentre Peter Ungaldir in alto, lo state vedendo, nella parte alta, la sua gara è stata veramente perfetta, 31.30 il suo primo intermedio, ha attaccato dall'inizio alla fine, guardate com'è deciso nella sua azione, com'è preciso, quanta poca neve alza tra una curva e l'altra. Guardate qui che linea assolutamente strepitosa Peter, adesso tra un po' lo vedremo in quei passaggi che sono costati la gara per esempio a Marc Girardelli. Guardate qui la velocità in quel cambio, questo passaggio strettissimo, nettamente più stretto di tutti, sia di Girardelli sia anche di Mader, pulitissimo il suo assetto in volo su questi salti. 131,3 km orari la sua velocità, precisissimo anche in queste semicurve finali, devo dire davvero una gara straordinaria quella di Peter Ungaldir. Una volta di più l'Italia Jet, come ormai viene definita la squadra azzurra dei discesisti, sta dando una mano ad Alberto Tomba. Veramente una grandissima gara di Peter Ungaldir. Torniamo ora di...